Ok, cari amici, come state? Spero come sempre bene. Ora che stiamo per giungere alla fine anche di febbraio, ragazzi, è incredibile. Vabbè, qualcuno può dire, ma come? Si è appena stato San Valentino, siamo poco più di metà. Vabbè, comunque, per me sta finendo. E quindi si avvicina lentamente anche la fine di questo nuovo format, perché sì, siamo di nuovo a un nuovo episodio di Il Triangolo No, questo giochettino simpatico. Oggi, tra l'altro, ho un ospite che è una nuova amica del canale, che spero mi raggiunga presto e che aveva voglia di fare questa cosa, poi vi racconto meglio anche perché. Nel frattempo, come sempre, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che continuano a iscriversi, lasciarmi commenti, giudizi positivi. E siccome vedo che la mia ospite è già qui, allora a questo punto non mi resta che farla entrare. E mica si fanno aspettare gli ospiti, no, non si fa. E quindi, buonasera. Buonasera, scusami Allora, se noi ritardo, però. no, beh, troppo. Noi già un po' ci siamo intrattenuti, non vogliamo svelare troppo. A coloro che non ti conoscono, prima di una tua breve presentazione che ti chiedo di fare gentilmente, vi dico che, come sempre, restate in campana perché appunto noi abbiamo fatto una chiacchierata che tra non molto tempo vedrete e che quindi scoprirete qualcosa di più. Ma nel frattempo facciamoci raccontare qualcosa da lei, in breve. Ciao a tutti, io mi chiamo Anna Marani, in arte il mio pseudonimo è Amara Cortez, e sono una scrittrice, sono autrice di diversi romanzi di generi più disparati, quindi dal fantasy al noir, a favole per bambini. E non so, mi imbarazzo a presentarmi. Va bene così, ci basta così, anche perché abbiamo detto che scopriranno presto di più. Non vogliamo svelare quindi troppo. Io nel frattempo non posso che ringraziarti di ancora una volta per noi, ma per la prima volta, per chi non lo sa, di aver accettato un'altra cosa al buio. Ok, mi senti? Ok, Sì, io sì, perfettamente. perfetto, perché mi svarivano un pochino No, no. perdono la connessione. Ho E perso quindi l'ultimo pezzo. dicevo che per noi non è la prima volta, i nostri amici non lo sanno, ancora una volta hai accettato questa cosa al buio e quindi doppio ringraziamento perché al buio non si sa mai, ma tanto non c'è nulla da aver paura. E io direi, mando velocemente la sigla e poi ti spiego cosa facciamo. Nel frattempo, se ti dovresti procurare carta penna e se ce l'hai un dado, se ce l'hai, se no no. Carta, penna, E un dado, ma non quello per fare brodo, quello normale. da 6. Da 6, un D6, brava, vedo che è Provo esperto. a Allora io mando intanto la sigla, quindi cercarlo. Ok. sigla. Musichetta è andata e quindi lei si chiederà adesso, ma di cosa stiamo parlando? Il titolo dice Il triangolo no, e quindi parliamo di queste cose qua. Sono un po' spaventata. No, tranquillo, è un giochetto proprio, come diceva Ezio Grezio, veloce, veloce da leccarsi le orecchie. Allora, come vedi, ti spiego le regole. Ci sono 9 triangoli da colori diversi, tu potresti andare in serie, che è la cosa più semplice, quindi dal blu al bianco, oppure saltare come vuoi. Cosa devi fare?
Dopo aver scelto questo triangolo, ogni triangolo nasconde tre definizioni, tre parole. Una di queste parole non c'entra niente con le altre. Sì. Tu mi dovrai dire qual è la parola estranea e per quale motivo è una parola estranea. Dare una mediazione di un senso logico. Ok. Una volta fatto questo, si scoprirà che oltre a queste definizioni, ogni triangolo svelato nasconderà una lettera. Sicché alla fine avremo una parola di 9 lettere. Ok, aspetta un secondo, devo aggiustare un attimo le casse. C'è qualcosa che non... le casse, le cuffie. Aggiusta quello che vuoi, sono qui a tua disposizione. Tanto finché non parte il tempo è tutto a posto. Perché sennò ti sento un po' via cuffie, un po' via telefono ed è abbastanza fastidioso. Dimmi se ci sei, se no. Senti, la facciamo senza. Sì, vabbè, l'atmosfera da quiz anni 80, allora, è pronta? Non funziona, c'è qualcosa che non va. No, ok. Allora, scopriremo quindi una lettera dietro ogni triangolo che risolverai. Ok. Per questo carta e penna, per annotarsi le lettere. Va bene. Dopo aver svelato almeno 6 triangoli, potresti provare a dare già la definizione della parola se pensi di averla scoperta. Per ogni triangolo, ci sono 3 parole, ti do la possibilità di dirne 2. Ok. Ma ogni volta che dirai o una definizione sbagliata o ci sarà un triangolo che proprio dirai non ce la faccio a svelarlo, questo qui sarà una penalità che dovremo dare alla fine e lì scatterà l'uso del dado che sarà casuale. Ovvero per ogni triangolo sbagliato, nel senso che non sei riuscito a dare nessuna definizione o hai dato 2 definizioni, tutte e 2 quelle sbagliate, ci sarà questa penalità da tirare. Nel caso in cui sarà un D3, però per gli esperti saranno solo 3 penalità possibili. Mezzo minuto, un minuto o un minuto e mezzo se proprio ti va di sfiga. Va bene, proviamo. Io spero di aver capito bene perché ti ho sentito un po' sì, un po' no, per cui... Allora, definizioni, una definizione estranea, riconoscerla perché è estranea, annotare la lettera che ti dirò, dirmi la parola finale e poi, alla fine di tutto quanto, una volta scoperta la parola finale, dovrai costruire tu un triangolo perfetto, ovvero dirmi 2 parole che invece c'entrano con quella parola. Ok, proviamo. In tutto questo io prenderò il tempo durante la tua scelta dei triangoli, poi lo fermerò quando vorrai dirmi la parola che scoprirai e lo rifarò partire quando cercherai di fare il triangolo perfetto, ovvero darmi le 2 definizioni che hanno a che fare. Ora, se tutto questo marasma ti è chiaro, più o meno. Mi puoi dire quando sei pronta e faccio il 3-2-1 e si va all'avventura. Va bene, vai. 3, 2, aspetta che mi dimenticavo il tempo. Oh. 3, 2, 1, quando tu mi scegli il colore io schiaccio il tempo. Aspetta un secondo tu adesso. Allora, aspetta che si deve girare. 3, 2, 1, attendo il colore. Rosso. Rosso. Jedi, Padawan, Avatar. Oddio, la seconda, anche se non so di cosa stiamo parlando e non ho capito bene. Ti rileggo, Jedi, no. Padawan, Avatar. Sì. Padawan. No. I triangoli, quando non li sai o quando hai una definizione, li puoi sospendere e passare a un altro. Prima di fare l'errore. Dopo, sai. No, quando non li sai. Ok. Prossimo. Vai. No, vado io. Blu. Sì. Andiamo in ordine. Vai. Ok. Tolstoi, Dostoevsky, Bukowski. Bella Madonna. Bukowski. Sì, perché? Perché non... è di genere che è completamente differente. Potrebbe essere questo. Ci sta anche. Ok, lettera nascosta T di Torino. T di Torino. Quindi io dovrei... Cosa devo fare adesso? Scriverti questa lettera. Ok. Ce l'ho.
che è la prima. Andiamo avanti. Giallo, quindi. Sì, sì, dai, giallo. Togo, Gabon, Java. Oddio. Quale può essere l'attinenza qua? Gabon? Se non sei sicura, prima che tu che ti chiedo conferma. No, la posso sospendere? Ok. Ok. Sì. Sempre, se non sei sicura, meglio sospendere e passare oltre. Ok. Quindi andiamo al verde. Mi guarda che mi si svuota il cervello da brava turettica. Andiamo al verde? Non so più niente. Verde? Verde, verde. Alba chiara, sere nere, mattine scure. Oddio, mattine scure. Perché? Perché le altre due sono canzoni. Bravissima. Lettera nascosta E di Empoli. Ok. Nero? Sì, sì. Cane, canna, punta. Cane. No, quindi saltiamo oltre, direi. No? Come no? No. Andiamo a quella successiva? Sì. Calice, fazzoletto, bicchiere. Fazzoletto. Perché? Perché non è un contenitore. Ok, per esempio. Calice, la prima era lettera calice. Lettera nascosta è di Empoli di nuovo. Ma sono in ordine? Prima, seconda e terza? O vanno a anagramma? L'ordine è quello dei colori. Delle lettere. Ok. Allora andiamo alla successiva, immagino. Ok. Io, ego, alias. Io, ego, ego e alias. Alias. Perché? Perché non è io. Ok. Non è ok. La prendiamo per buono, ho capito cosa intendi. Okay. Allora, lettera nascosta Z. Z. Andiamo al marrone, quindi. Alla rossa. Non ho risposto a quale io, alla... Dopo te le dico. Ok. Marrone, quindi. Vai, marrone. Lego, duplo, loaker. Loaker. Perché? Ma sono costruzioni. Ok, lettera nascosta. Però puoi farle anche più hacker. Sì, provaci. Te le mani, altro che. Lettera nascosta, di nuovo Z. Già. Allora andiamo teoricamente all'ultimo. Sì. Quello certo. Bianco. Abbracci, gocciole, Ringo. Oddio, non sono ferrata io da vegana sui biscotti. Ringo, credo che non siano del Mulino Bianco. Esatto. Lettera nascosta A. Ok. Situazione attuale, abbiamo le ultime tre lettere scoperte ZZA. Sì. La sesta scoperta E, quindi abbiamo un finale in Ezza. Sì. La quinta, una definizione sbagliata, quindi ne hai ancora una a disposizione. Okay. La quarta era come lettera una E. Sì. La terza, una definizione sbagliata. La seconda, no, sospesa. No, sì, sospesa. La seconda, una definizione sbagliata. Prima lettera T. Ok. Quale vuoi, la seconda o la terza? La terza era Jedi, Padawan e Avatar. Oh, io non lo so. Prima cosa avevo detto? Padawan, allora dico Avatar. Esatto, perché? Perché ha a che fare con guerre stellari, può darsi. E quale però? Eh? Se Avatar mi hai detto che è quella sbagliata, quindi? Perché? Perché non ha a che fare con Star Wars. Esatto.
Ah, ok. Lettera nascosta N di Napoli. Che sarebbe la terza. Esatto, quindi in teoria dovremmo avere 6 lettere. Prova a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ne mancano 2, giusto? E teoricamente, se capisci la parola, potresti provare a dare la soluzione. Mi devi solo dire sì se vuoi provare o no. O preferisci fare un altro triangolo? Posso pensarci. Non 3 ore perché il gioco è a tempo, però sì. Facciamo un altro triangolo. Secondo? Quale vuoi? Secondo o? Secondo. Cos'era il secondo? Secondo era Togo, Gabon o Java? Togo. No, sbagliato. Che cavolo, Java? Questo perché? Mi tocca darti la penalità. Vabbè, dai. Non ho il dado. No, no, quello dopo. Prima bisogna finire. O mi dici la parola o facciamo il triangolo che mancava. Ma cavolo, aspetta, ma è difficilissimo. No. Sì. No. Sai, il finale in... Ezza. La prima è una T e c'hai una N, mancano 2 lettere solo. Infatti, e quindi... non mi viene. La prima è T, T di sì, Torino. Esatto. Oh, ma sai che non mi viene in mente? Che torda. Allora ti leggo la definizione. Con rischio che becchi un'altra. Allora, era cane, canna e punta. Cane era sbagliato, quindi o canna o punta. Pensaci un attimo, cane, canna, punta. Sì, è che io prima ho risposto cane perché pensavo alle droghe, capito? No. E quindi... La punta come droga non l'ho mai sentita, però vabbè. La punta è tesoro, cioè volevo insegnarti delle cose, io ho frequentato degli ambientati. Vabbè. Allora, canna non è, tra canna e punta cosa scegli? È punta per forza, a che fare con la pistola. Esatto, sei arrivata, brava. La lettera è una R. E questa è la terza? La quarta? La quarta, no, la quinta. Quinta. Ora la parola dovrebbe essere comprensibile. Allora, aspetta. Cioè, la prima è una T, poi ne ho una vuota, giusto? Sì. Una R. Una N, una E, una R. Che cavolo è? C'è nerezza ormai, quindi. Tenerezza? Aspetta. Allora, sei pronta a dirmi la parola? Sì. Aspetta che scrivo il tempo di finora. Un'eternità. Una mezz'oretta è stata, però vabbè, niente di che. Allora, 3, 2, 1, mi dici la parola. Tenerezza. Esatto. Allora, 9, 31, 68. E ora al mio 3, 2, 1 mi fa il triangolo perfetto, ovvero altre 2 parole che c'entrano con tenerezza. Ok, ma hanno una qualche... Devo seguire una qualche regola? No. Allora, 3, 2, 1, vai. Tipo dolcezza e affetto? Ok. E adesso dobbiamo tirare il dado virtuale. Leggi qua. Che sei pronto? Non voglio guardare. Torna. No, vai. Tiri tu il dado virtuale? Basta che dici al telefono o al PC di tirare un dado virtuale. Allora, come faccio? Lo devo anche provare? O se no sulla fiducia te lo tiro io. Dai, tiralo tu. Meglio, no? Sennò non si può vedere cosa tiro. Allora, fammi andare a trovare internet. Spero per te che farai un tiro basso. Farò una fumble. Gliene sei sicuro, non lo so. No! Oh. Guarda qua. Aspetta. È un 2. Un 2, bene.
Quindi sono solo 30 secondi. E cosa devo fare? Scusa. No, tu niente. A me serve per darti il tempo finale. Ok. Che direi che forse nel senso negativo, ma è un record. Non avevo dubbi. Diciamo che non era lo scopo del gioco, però vabbè. Facciamo allora un torno al quadrato, va bene? Allora, questo qui non serve più. Al di là di tutto, è un gioco. Io ti ringrazio di esserci stata. Mi sarebbe piaciuta se, piaciuto se, se avessi fatto un tempo un po' migliore per poter partecipare pure alla finale, dove metto anche dei premi da vincere. E invece, niente, bisognerà che tutti quelli che vogliono saperne qualcosa di più vengano a vederti nella prossima chiacchierata che vedranno. Ragazzi, partecipate a questa cosa che è divertentissima. Avrei preferito essere preparata, perché io sono arrivata senza sapere assolutamente niente. Ma tutti quanti, eh? Io li prendo tutti così. Ah, fantastico, perfetto. Ti dico solo che il nostro amico in comune, non facciamo i nomi, ma tu sai, ha fatto poco più di un terzo di questo tempo. Vabbè, figurati. Cioè, mi ha sconvolto, ti dico, mi ha sconvolto. Devo anche dire che era uno dei primi e quindi alcune definizioni erano magari più facili di queste, perché più vai avanti e più le definizioni magari diventano un po' complicate, perché cerchi di renderlo più interessante, no? Sì. Purtroppo sta cosa è nata da questa zucca palata qua e quindi si è trasformata, no? Quindi guarda che è stato molto carino, è una bella idea, posso ripartire? Sì. È una cosa veloce, che è tutto là. Allora, io faccio presente che anche se questo è solo un gioco, metterò già qui sotto qualche link eventualmente per conoscere meglio la nostra ospite. Restate sintonizzati che la conoscerete appunto presto meglio e scoprirete anche perché ho deciso di farci una chiacchierata insieme, perché abbiamo scoperto che siamo tutti e due mezzi matti e quindi va bene così. E niente, se hai tempo resti un secondo, visto che stai andando roba veloce, e io saluto i miei, a te un ringraziamento comunque, e come dico sempre, restate in campana e portatemene ancora un paio di giocatori, che così facciamo un paio di numeri in più, perché sinceramente fare una finale scelta tra 10 mi sembra una cosa un po' però almeno arriviamo a 10, dai. Ok, ciao ragazzi, noi ci resta più un secondo, alla prossima. Ciao.